uno dei problemi più sentiti in questo periodo è quello del riposo notturno, che è un riposo sempre estremamente instabile, nel senso che magari ci si addormenta, ma poi ci sono vari risvegli notturni. Insomma, quello del sonno è diventato un problema che forse potrebbe essere molto aiutato anche da quello che mangiamo. Ovviamente ci sono delle regole fondamentali che andrebbero rispettate, perché sembrerebbe, secondo anche Ferini Strambi, che forse è uno dei più grandi esperti della medicina del sonno, che in realtà dormire, per esempio, al buio sia molto importante per il rilascio della melatonina, che è proprio l'ormone tipico per il riposo notturno. Io però in questo momento vorrei occuparmi, ho preso degli appunti, dell'aspetto alimentare. Perché? Perché anche quello che mangiamo può influenzare la qualità del sonno. Ad esempio, sarebbero intanto da consigliare la sera come posso dire, dei menù estremamente leggeri, estremamente semplici, per non affaticare la digestione, che quello è sicuramente un qualcosa che complica la qualità del sonno. Poi prediligere, per esempio, del riso, della pasta integrale, sembra che possa essere di aiuto, come ad esempio le carni bianche, il petto di pollo, il petto di tacchino, e nel pesce, come pesce, diciamo, il pesce azzurro, ad esempio le alici. E sono consigliati dei prodotti che contengono il calcio, perché il calcio è un regolatore del sistema nervoso. Quindi, ad esempio, lo yogurt, la ricotta, lo stracchino, ecco, evitare i formaggi fermentati, quindi tutto ciò che è latte e latticini, ma estremamente leggeri. Un'altra cosa importante è scegliere determinate verdure che hanno delle capacità veramente importanti, sembrerebbe, per aiutare la qualità del sonno. Ad esempio, come insalata, e la lattuga, per chi la digerisce, perché c'è chi non digerisce la lattuga, però la lattuga ha delle proprietà che possono essere utili per un riposo notturno migliore, come anche gli spinaci, il finocchio, i funghi champignon, che tra l'altro sono importanti anche perché è l'unico vegetale, lo voglio ricordare, che contiene la vitamina D, quindi anche importante per la vitamina D. Molto importanti sono i pinoli. I pinoli sono praticamente forse l'alimento più indicato per aiutare la qualità del sonno, come anche le noci, perché sono degli alimenti ricchi di triptofano, che è il precursore, diciamo, della serotonina, che è l'ormone proprio del benessere. E sono, tra l'altro, anche ricchi di magnesio, e il magnesio, voi lo sapete, che combatte le tensioni, lo stress. Quindi i latticini per il calcio, i pinoli per il triptofano, per il magnesio, scusate, e che sono appunto tutti aiuti molto naturali, ma utili per la qualità del sonno. Un altro consiglio personale che voglio dare è quello di abituarsi a prendere delle tisane calde. La classica camomilla, ad esempio, può sembrare una cosa scontata, ma veramente provare per credere può essere un grandissimo aiuto.